Buongiorno a tutti da Manarte e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora ragazzi, oggi sono qua per parlarvi di alcune idee per quanto riguarda il canale e poi farò dei ringraziamenti alla fine del video. E ora parliamo di queste idee che mi sono venute in mente in questi giorni. La prima idea è quella di ampliare un po' il canale. Cioè di mettere, oltre ai soliti video che metto per quanto riguarda il disegno, per quanto riguarda il canto, voglio aggiungere altre tipologie di video, challenge, video assaggi, video unboxing, anche se ancora non ho esattamente la più pallida idea di cosa comprare, però poi ci penserò, anche se più o meno saranno action figures, portachiavi, comunque sempre per quanto riguarda gli anime e manga. E questi video qua li farò sia da sola che in compagnia di mia sorella. Naturalmente non trascurerò i video, quelli del disegno e del canto, perché quelli rimarranno sempre i video principali del canale. Questi saranno un'aggiunta. Non so dirvi con esattezza la tempistica quando usciranno, perché in questi giorni sono parecchio impegnata, quindi non vi so dire usciranno tra una settimana, usciranno tra 2 settimane, tra un mese, questo non ve lo saprò dire. Però non vi preoccupate che usciranno. E questa era la prima cosa. Allora, la seconda idea che mi è venuta in mente invece riguarda i soliti video che metto nel canale, cioè appunto il disegno e il canto. Di solito quando faccio un disegno e quando canto una canzone, i personaggi e le canzoni li scelgo io. Mi è venuta in mente di far scegliere a voi cosa disegnare e cosa cantare. Tramite che cosa? Tramite dei sondaggi che farò sulla mia pagina Facebook e sulla mia pagina Instagram. Quindi vi invito a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook che sulla mia pagina Instagram. Lascio sotto nell'info box i link di tutti i miei vari social. Ora vi spiego meglio come si svolgeranno questi sondaggi. Allora, i soggetti che di solito io disegno sono personaggi di anime e manga, supereroi e animali. Queste sono le tipologie che amo di più disegnare, anche se i personaggi degli anime e manga sono quelli che mi piace di più disegnare. Ecco. Allora, come saranno questi sondaggi? Allora, prendiamo per esempio un anime o un manga. In questo caso l'anime lo sceglierò io, per la prima volta lo sceglierò io. Però se volete voi consigliarmi sotto nei commenti altri anime e manga, fatelo pure. Prendo esempio Sailor Moon. Sailor Moon ci sono 5 serie: Sailor Moon La Luna Splende, Sailor Moon Il Cristallo del Cuore, Sailor Moon Il Mistero dei Sogni e Pietre di Stelle per Sailor Moon. Quando un anime ha tante serie, le prenderò serie per serie. In questo caso partiamo con la prima serie di Sailor Moon. Abbiamo le protagoniste, gli amici, i cattivi, eccetera, eccetera. Io li raggrupperò, li metterò in gruppi. Primo gruppo, le protagoniste. Vestite però normali, o con la divisa scolastica o vestite normalmente, insieme a Luna, Artemis, Mamoru e penso basta. Nel secondo gruppo metterò le protagoniste trasformate in guerriere Sailor. Nel terzo gruppo metterò i personaggi che non si vedono molto, cioè gli amici di Usagi, Nino, Baldo, la maestra di Usagi, i genitori di Usagi e altri personaggi che in questo momento non mi vengono in mente. E l'ultimo gruppo invece farò i cattivi. Una volta fatti questi gruppi partirà il sondaggio. Primo gruppo, vi farò giustamente la domanda, quale di questi personaggi del primo gruppo vorreste che io disegnassi? E voi dovete votare il personaggio che vi piace di più e che vi piacerebbe appunto vedermi disegnare. E in base alla classifica, che so, al primo posto si classifica Usagi, al secondo posto si classifica Rei, al terzo posto Emi, no? Ok, quindi quei tre personaggi saranno quelli che io disegnerò. Prima disegnerò Usagi, secondo posto disegnerò Rei e terzo disegno sarà Emi. Non so la classifica come sarà, è capace che ci saranno i 5 più votati, i 6, i 3, non lo so come andrà a finire questo sondaggio, non disegnerò solo chi si classifica al primo posto, ma disegnerò anche quelli che arriveranno al secondo, al terzo, al quarto. Quelli che non saranno votati per niente, quindi non calcolati, quelli non li disegnerò naturalmente. Se poi decidessi di farlo io più là, così, perché mi va a me, allora io metto lo disegno. E questa idea quindi sarà sia per quanto riguarda gli anime e manga e anche per quanto riguarda i supereroi. Solo che per i supereroi, visto che alla fine ce ne sono tantissimi, ci sono anche dei cattivi, tanti cattivi e supereroi a non finire,
qua mi sa che sceglierò io 3 o 4, però poi alla fine la scelta finale sarà vostra. Questa idea sarà fatta anche per quanto riguarda le canzoni, solo che per le canzoni è un po' particolare perché devo sceglierle io in base al mio timbro di voce. Quindi non vi dirò a voi che genere cantare, perché se mi dite di cantare una canzone lirica, io appunto non sono lirica, quindi non canterò mai una canzone lirica. Però sceglierò 3, 4, 5 canzoni, per esempio Sailor Moon, One Piece e Detective Conan, no? Quale tra queste tre vorreste che cantassi? E allora partirà il sondaggio e per prima, si classifica al primo posto quella di Detective Conan, per prima. Ok, canterò per prima Detective Conan. La seconda, quale sarà? Quella di Sailor Moon, ok, e poi canterò quella di Sailor Moon. Naturalmente ho pensato di accontentarvi a tutti, quindi di non cantare e disegnare solo chi arriva al primo posto, ma farò anche chi arriva al secondo, al terzo e al quarto, perché è giusto così, così almeno li accontento a tutti. Questa idea mi è venuta in mente perché volevo interagire un po' con voi, almeno così ci conosciamo meglio. Mi è venuta in mente questa cosa. Fatemi sapere sotto nei commenti che ve ne pare e se è una buona idea e se vi piace. Quindi io avrei finito. In caso non avete capito, fatemelo sapere sotto nei commenti. Se c'è qualcosa che non vi è chiara, io vi risponderò tranquillamente. Ora passiamo ai ringraziamenti. Allora, per prima cosa voglio ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al mio canale in questi giorni. Sono pochissimi, ma non importa, vi volevo ringraziare ugualmente. Ringrazio tutti coloro che commentano sempre nei miei video, grazie veramente, sono davvero contenta che vi piacciono. Soprattutto ringrazio Jesus Games, Gem235, Luna B Cover e Pippo R1 Andrea, che commentano quasi sempre ogni video che metto. Sono davvero contenta che vi piacciono i miei video, grazie veramente. E poi ho avuto due collaborazioni tempo fa. Mi ha contattato Luna B Cover per cantare insieme a lei, insieme a un'altra ragazza che dice Ven, non so se ho detto bene il nome, poi in caso correggimi per favore. Ho cantato insieme a loro una canzone, Carmen Melody, Dolce Melodia, mi sono divertita tantissimo. Sono davvero contenta che Luna B mi ha contattata per cantare questa canzone. Quindi volevo ringraziare lei e Krige Fan, e anche chi ha fatto la base musicale, Ita Reviews, e anche chi ha fatto il mix, Gem235. Sono stati davvero in gamba e bravissimi. L'avevo già ringraziati quando ho pubblicato il video sotto nell'info box, però era giusto ringraziarli personalmente. Grazie veramente di questa collaborazione. E comunque, piccolo spoiler, non sarà l'unica canzone che canteremo insieme, quindi ce ne saranno anche altre, ma non adesso, quindi, ma ci saranno. E poi vorrei ringraziare un'ultima persona che si chiama Ricky417, che è un'altra collaborazione. Ho fatto questa collaborazione con questo ragazzo un paio di settimane fa ed è mi ha contattato perché voleva che cantassi una canzone del cartone di Gem e le Holograms, che si chiama Who Is Kissing, e sono davvero contenta che abbia scelto me. Veramente contentissima, e ti ringrazio veramente di cuore per tutti i complimenti che mi hai fatto. Non ho parole, quindi grazie veramente. Quindi ho finito con i ringraziamenti, ho finito con le mie idee, e quindi il video finisce qui. Vi invito quindi a seguirmi nei vari social per quanto riguarda i sondaggi, mi raccomando. Condividete il video, mi raccomando, così molte più persone sapranno che ci saranno a giorni questi sondaggi. Un'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi, vedete che mi dimentico sempre tutto. Questi sondaggi io avevo pensato di farli partire la prossima settimana, giovedì 21, quindi non questa settimana perché sono impegnatissima, ma la prossima mi metterò subito al lavoro a cominciare questi sondaggi. Non so però quando usciranno, se giovedì sera o venerdì pomeriggio, ancora non ve lo so dire. Sì, se ce la farò, mi auguro con tutto il cuore di farcela, però non vi preoccupate perché vi terrò aggiornati sulla mia pagina Facebook e Instagram.
e dureranno più o meno 2 giorni. Vi darò il tempo necessario per votare, quindi ipotesi, li metterò venerdì, dureranno venerdì sera, dureranno sabato e domenica. Domenica sera interrompo tutto. E ecco, questa era la cosa che mi ero dimenticata di dirvi. Quindi vi stavo dicendo, seguitemi nei vari social, condividete questo video così molte più persone sapranno di queste idee che mi è venuta in mente, appunto, e di questi sondaggi, e così ci saranno molte più persone che voteranno. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale, attivate la campanella così sarete sempre aggiornati quando pubblicherò un video. Se volete che la qualità dei miei video e del mio canale migliori, se volete farmi una donazione anche di pochi euro, non importa. Quindi vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!